Tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, chiacchiere su shopping, saldi, regali di Natale, anche se in super ritardo, però intanto mi avete chiesto cosa ho ricevuto per Natale, pochissime cose, ma insomma molto molto gradite. E quindi chiacchieriamo così di acquisti, shopping, saldi, cose senza saldi, perché ovviamente andiamo per saldi, ma cosa ci piace? Quello che non è in saldo. Insomma, quindi ci facciamo un po' di chiacchiere così frivole, su cosa da acquistare, in questo momento, se vi va, insomma, di prendere ispirazione dalle cose che ho. Sigla, così iniziamo subito. Allora, inizio dai regali di Natale, così inizio dal pre-saldi. Intanto mi avete chiesto cosa ho ricevuto per Natale, ve lo dico molto volentieri, ho ricevuto gioielli, nel senso che ho ricevuto questo anello che porto qua all'anulare della mano sinistra, questo anello con il cuore, è un anello in argento. Credo che si dica rodiato, in appunto nero. È un anello di 9,25 fatto appunto con questa tecnica appunto tutta puntinata, e me lo ha regalato Christopher per la Befana. Questo sarebbe il carbone. Questo simboleggiava il carbone della Befana. Infatti continuava a dirmi: vado a comprarti il tuo carbone fit. Il mio carbone fit sarebbe appunto questo anello bellissimo, l'avevo visto in negozio. Non si può girare insieme al mio fidanzato perché, nel senso, se io dico che bello questo, che bello quell'altro, lui trae spunto, poi io mi sento tremendamente in colpa, quindi adesso mi cuccio la bocca e non dico più nulla perché sennò sembra che gli chiamo i regali e non è bello. Per Natale invece mi ha regalato questi due cerchi d'oro semplicissimi in oro bianco. A lui piacevano tantissimo i cerchi, è fissato con questa cosa. Io non avevo dei cerchi così in argento, perché più o meno io insomma compro argento, ma lui me li ha regalati d'oro. E poi mi ha regalato un bracciale che vi ho fatto però vedere, di Raspini, di appunto Giovanni Raspini, che è questo che ho in questo braccio. Questi due non c'entrano nulla, è questo centrale. Ho infatti riniziato a portare i bracciali in occasione proprio di questo regalo che lui mi ha fatto. È bellissimo, secondo me. Mi è piaciuto tantissimo, l'ha scelto completamente lui, senza insomma che io gli dessi alcun suggerimento. Mio fratello, invece, mi ha regalato delle candele, mi ha regalato due Woodwick, che sono quelle candele che scoppiettano tipo camino, e mamma mia che buon odore, e praticamente sono una al tè bianco e gelsomino. Questa qua era in una confezione, e l'altra invece è Spiced Blackberry, quindi dovrebbe essere mora, no? Mora o mirtillo, blackberry, sì, penso che sia il mirtillo speziato. Anche questa, super. Questa forse mi piace ancora di più, strano, perché avrei detto che insomma il mio naso avrebbe apprezzato di più il gelsomino, ma è molto 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 buona questa, forse perché è speziata, quindi smorza un po' il dolce del fruttato, che non è la mia cosa preferita, quindi molto molto buona questa qua. In più, oltre alle due candele, mi ha regalato un libro. Cosa c'è insomma di meglio che accendere una bella candela d'inverno? Che sa di buono, creare l'atmosfera e poi leggersi un libro. Mi ha regalato un libro legato alla nostra terra, si chiama La poltrona di Ginepro ed è un libro di Mauro, scusate, Morandi con Giampaolo Melani, ed è la storia di questo signore che ha abbandonato il mondo per la libertà e racconta la sua vita sulla spiaggia Rosa, una spiaggia appunto in Sardegna, dove praticamente sono 30 anni che questo signore vive appunto nell'isola di Budelli, quindi è un signore non sardo che ha abbandonato tutta la sua vita per andare a vivere sull'isola di Budelli. Si chiama La poltrona di Ginepro perché il ginepro è una pianta,
appunto tipica della nostra isola, che fa tutti questi rami contorti che praticamente si formano sulle spiagge grazie al vento battente, e evidentemente lui con dei rami secchi di qualche ginepro che insomma è morto, perché giustamente poi le piante muoiono ad un certo punto, quindi si possono trovare dei rami, si sarà fatto questa poltrona e si siede appunto qua sulla sua spiaggia e si gode la sua libertà. Non vedo l'ora di leggerlo, ho un sacco di libri lì pronti per essere sfruttati. La mamma del mio fidanzato mi dà sempre qualche suo libro da leggere. Sapete che vi avevo detto che stavo iniziando un libro di oddio, mi sfugge sempre, Donato Carrisi, e nel frattempo me ne ha dato un altro di Paolo Del Debbio, tipo 10 cose che ho imparato dalla vita, qualcosa del genere. Man mano che li leggerò, vi dirò che cosa ne penso, e quelli che poi mi piaceranno li caricherò nel mio shop Amazon. A proposito, è in via di arricchirsi sempre di nuove idee, diciamo. Ho creato quindi il mio shop Amazon e tutte le cose che vi nomino che possono essere reperite su Amazon, che mi piacciono e che acquisto personalmente, ma anche che diciamo ho provato e vi consiglio, le inserisco nel mio shop Amazon, e il link lo trovate in info box. Quindi poi vi dirò di che cosa ne penso del libro. Ho poi ricevuto una bottiglia di vino, che è questa che vedete qua dietro, è una bottiglia di un vino rosso che ha un nome bellissimo, si chiama Il Cacciatore dei Sogni, è un rosso del Conero, e niente, devo trovare l'occasione giusta per poterla bere, per poterla stappare quando magari siamo più di due, perché magari quando andremo a pranzo dalla mamma di Christopher, in tre, già una bottiglia di vino si riesce tranquillamente a farla fuori, mentre in due insomma faccio un po' fatica. Però ecco, devo trovare un'occasione per poterla stappare, e questa me l'ha regalata la mia amica Giovanna. Poi, questi sono più o meno tutti i regali che ho ricevuto. Ho ricevuto una meravigliosa pianta dalla mamma appunto del mio fidanzato, una pianta grassa, sapete che io colleziono piante grasse, non ve la faccio vedere perché è piuttosto pesante, è una pianta grassa molto molto bella, più o meno questi sì, sono tutti i regali che ho ricevuto a Natale. Passando invece ragazze ai saldi, ovviamente appena sono scattati i saldi avevo dei desideri in lista, uno dei quali era il famoso cappotto nero, di cui vi ho fatto veramente due balls dicendovi voglio appunto provare il cappotto nero, il cappotto nero, e non lo trovavo mai, come dicevo io. Avevo guardato da Intrend, però era andato un po' a vuoto questa ricerca, perché ne avevo provato un po' in negozio e non mi avevano soddisfatto. Infatti vi do un consiglio per chi volesse acquistare da Intrend: attenzione, perché non tutti i capi di Intrend sono outlet Max Mara. So che c'è questa idea che Intrend sia l'outlet di Max Mara, in parte è vero, ma non del tutto. Mi spiego. Intrend è senz'altro appartenente al gruppo Max Mara, e per realizzare i capi utilizzano senz'altro tessuti utilizzati appunto dall'azienda che poi appunto produce Max Mara e tutte anche le altre linee come Max Mara Weekend, New Penny, Marella, insomma, che sono tutti brand appartenenti alla stessa casa. Però non tutti i capi che vedete lì sono capi prodotti, scusate, devo cambiare la batteria. Dicevo, non tutti i capi che trovate in negozio da Intrend sono capi che erano stati prodotti per Max Mara, che poi magari sono stati non venduti e quindi smarchiati e rimarchiati Intrend. Solo alcuni di questi, non tutti. Certi sono proprio produzioni fatte appositamente direttamente solo per Intrend. Cioè, l'idea del capo non è stata concepita per Max Mara, ma è stata concepita direttamente per Intrend. Cioè hanno preso il tessuto, hanno pensato di fare un capo per Intrend, l'hanno studiato, hanno fatto il modello e poi l'hanno prodotto per Intrend. Quindi sono capi pensati e prodotti solo e soltanto per essere venduti da Intrend. Ecco, secondo me questo tipo di capi hanno sicuramente un fit non fantastico, e quelli che ho provato io probabilmente, essendo fine stagione,
erano rimasti appunto proprio questo tipo di capi qua, cioè quelli realizzati sì con un buon tessuto, ma a livello di idea, di modello e di vestibilità addosso non ci siamo a mio parere. Addirittura un cappotto che ho misurato che costava 300 euro a prezzo intero, 2,99, 2,98, non aveva nemmeno i passanti per la cintura, cioè la cintura te la davano così e la tipa mi fa magari ti fai fare due asole dal sarto. Cioè, ma se io pago un cappotto 300 euro, ok, buon tessuto, ok, tessuti utilizzati per la casa che produce Max Mara, però io un cappotto vorrei che mi rimanesse la cintura, non che vado in un posto, in un locale, mi levo il cappotto e ho sta cintura che non so dove mettere, o che voglio tenere il cappotto slacciato e non posso perché mi casca la cintura. Peraltro il fit addosso lasciava a desiderare, era bello il tessuto ma non cascava bene, non so come dirvi, no? Una ragazza su TikTok svelava che in effetti si può vedere perché i capi di Max Mara hanno praticamente l'etichetta tipo attaccata, mentre i capi quindi attaccata tolgono praticamente l'etichetta Max Mara attaccandoci sopra quella Intrend, mentre quelli prodotti direttamente per Intrend hanno proprio l'etichetta cucita. Non so se questo sia vero, comunque secondo me un po' si vede da come casca il cappotto, anche perché spesso i cappotti, quelli prodotti per Intrend, secondo me sono sfoderati e onestamente 300 euro per un cappotto che non ha neanche la fodera interna non me la sono sentita. Questo era insomma un disclaimer per raccontarvi, perché poi alla fine non l'ho preso da Intrend, ma spero anche che possa essere utile per voi in modo da non andare a comprare un cappotto online, soprattutto senza averli provati, pensando di comprare qualcos'altro, ecco, avendo un po' più le idee chiare. Quindi il cappotto che ho preso alla fine è di Zara, perché era il secondo cappotto che avevo diciamo adocchiato. Zara ha il pregio che praticamente laddove non mi fosse piaciuto l'avrei potuto rendere molto facilmente, anche Intrend per carità, però Zara costava molto meno. Ovviamente ho aspettato il giorno dei saldi, sono stata lì online pronta, perché ragazzi nel giro di poco è andato tutto, cioè non c'era più nulla nel sito. Io infatti oltre al cappotto di Zara stavo cercando di comprare un giubbino di ecopelle, di similpelle da Bershka. Nel tempo in cui ce l'avevo in carrello e ho guardato altre cose, poi sono andata a pagare, il giubbino non era più disponibile, non me l'ha fatto comprare, è sparito tutto nel giro di pochi minuti. Però, quindi per questo motivo ero lì appostata, perché già sapevo che sarebbe andata così, almeno all'inizio dei saldi. Poi le persone si tranquillizzano, adesso non è più così, ma è rimasto veramente poco. Comunque, ero lì appostata per comprarmi il cappotto, al momento, perché nell'app facevano gli sconti tipo 2 ore prima rispetto al sito, e nel sito li facevano il giorno prima rispetto al negozio. Detto questo, praticamente ero lì appostata, ma non è servita a nulla perché il cappotto che piaceva a me non era scontato. Costava 149,90, 150 euro e costa ancora oggi 150 euro. Non è andato in sconto, non so se poi andrà in sconto proprio con gli ultimi sgoccioli dei saldi, ma insomma io me lo volevo anche utilizzare. Quindi per farvela breve l'ho comperato a prezzo intero. Sono molto soddisfatta però perché è veramente bello. Insomma ve lo faccio vedere. In effetti quando ne avevo parlato di questo cappotto vi avevo anche detto che mi stava grande ed è una XS. Però in effetti quel giorno ero veramente vestita molto molto leggera. Poi è arrivato più freddo, diciamo, ho cominciato a mettere dei maglioni un po' più sostanziosi, rimisurandolo, no, non mi sta grande. Il cappotto è questo, ha praticamente questa particolarità della manica così, per il resto non ha i bottoni qua davanti, è un cappotto appunto con il collo così, io l'avrei voluto senza questo dettaglio del revers, cioè col collo a scialle, però insomma va bene anche così, un cappotto appunto con la cintura e con questa forma della manica rispetto appunto al corpo del cappotto, quindi con la manica raglan, la manica scesa. Questo era un dettaglio per me come una condicio sine qua non, cioè io non lo avrei comprato se non fosse stato così. Non volevo un cappotto strutturato con la cucitura della manica alta, perché spesso uso maglioni
un po' importanti e quindi mi si ingolfa la situazione, sono ingoffata e quindi non va bene. Per cui questo insomma mi è piaciuto tantissimo e l'ho preso a prezzo intero. Un'altra cosa che stavo puntando tantissimo era uno smanicato di pelliccia, l'avevo visto da Prima Donna, credo di avervelo già fatto vedere e l'ho fatto vedere in un vlog, sicuramente ve lo faccio rivedere qua perché così insomma un video dedicato ai saldi, ed era questo smanicato fatto così a losanghe, diciamo, vedete, ha queste strisce, è veramente morbidissimo, anche questo lo cercavo in XS e praticamente non è, anzi in S, perché non esiste in XS, lo cercavo in S ed era molto molto difficile reperirlo. Ho girato tanti Prima Donna, non lo trovavo, poi nell'outlet che c'è qua a San Giuliano, nella zona industriale vicino all'IKEA, c'è l'outlet di Prima Donna e lì l'ho trovato. L'hanno messo in sconto subito dopo Natale con un 20%, costava 69,99, quindi non tantissimo sconto, però ragazze, già dopo Natale, cioè sono andata il 27, il 26 anche, perché erano aperti i negozi in centro a Milano, io sono andata a fare un giro in centro, non c'erano assolutamente più le taglie, erano rimaste solo le M e le L e nessun negozio comunque aveva il color panna, c'era solo in blu, in fucsia e quindi a me non piacevano quei colori, lo volevo in questo colore. Ha la tasca qua laterale, si chiude con dei bottoni appunto così a pressione, è caldissimo e lo desideravo tantissimo, quindi l'ho preso anche se era al 20%. Ieri invece, poi credo di avervi fatti vedere in un vlog, ho preso delle scarpe dalla signora del mercato, da cui spesso appunto prendo scarpe da lei, insomma lo sapete, durante tutto l'anno. Anche lei ovviamente sta facendo dei saldi e ho preso degli anfibi di Steve Madden con le borchiette e delle décolleté da principessa sempre di Steve Madden. Le ho fatte vedere in un vlog, ve le faccio vedere al volo e siccome me lo starete sicuramente richiedendo, perché me lo chiedete spessissimo, la signora fa il mercato... che è una ragazza, però insomma così per deformazione professionale, rispetto nei confronti del prossimo, dico appunto signora, ma io le do del tuo assolutamente, Anna, la trovate come Anna Leu, Anna Leuce 75 o 73, non me lo ricordo mai, ma ve lo scrivo qua e ve lo lascio scritto anche in info box, e fa i mercati martedì e sabato in via Fuscea a Milano, giovedì in via Calvi, venerdì in via Crema, però vende anche online, quindi siccome posta tantissime storie e tantissime scarpe anche nei post, potete scriverle e ve le spedisce. Ve la faccio vedere. Allora, gli anfibi li avevo su anche questa mattina, sono questi appunto di Steve Madden, eccoli qua, super borchiati, mi piacciono tantissimo, io adoro Steve Madden, quindi non potevo che adorare un look così un po' strong. Li ho messi con un pantalone di pelle, un maglioncino che ho preso da Bershka, che adesso vi faccio vedere. Invece, sempre di Steve Madden, ma modalità principessa, ho preso questa scarpina meravigliosa, tutta tempestata di diamanti, e appunto questa mi sta leggermente, ragazzi, stretta e la sto portando in casa col calzettone per allargarla un po', ma è meravigliosa, con abitini insomma cosine un po' eleganti, ma anche con un semplice jeans strappato e una t-shirt bianca in primavera, è una bomba, mi piace da impazzire. Vi faccio adesso vedere cosa ho preso da Bershka ieri e cosa ho preso al Foxtown di Mendrisio in Svizzera. Siamo andati, cos'era? Sabato, se non sbaglio, e ho preso un giubbino che cercavo da tantissimo tempo e improvvisamente l'ho visto al Temporary Store di Replay, preso al volo, costicchia, ma l'ho pagato al 50% rispetto al costo originario. Allora, per quanto riguarda il maglioncino, rettifico, è di Stradivarius e ragazzi, io l'avevo visto tipo tempo fa, quando era uscito il documentario di Chiara Ferragni, Unposted. Lei aveva un maglioncino
che non era questo ovviamente, però era così, rosso e nero. Con questo look io mi ero innamorata e da allora ho la fissa del maglioncino rosso e nero. Quando ieri l'ho visto da Stradivarius l'ho preso al volo. Il maglioncino in questione è questo, il mio fidanzato mi ha preso in giro dicendo che ero vestita da Freddy Krueger, ma a me piace moltissimo, tipo maglioncino milanista, questo color rosso bellissimo con la manica un po' così, l'ho messo con i pantaloni di pelle, i leggings e gli anfibi questi qua di Steve Madden e un cappottino anni 50 per smorzare un po' il tutto, quello col collo di Astrakhan di linea Loden ampia, diciamo ad A, stava benissimo. L'ho pagato 12 euro e rotti, non mi ricordo il prezzo originario, gli ho staccato il cartellino, però l'ho pagato appunto 12 euro e mi piace tantissimo. Poi online avevo cercato di prendere questo giubbino in previsione della primavera che spero insomma arrivi al più presto, però praticamente non riuscivo a prenderlo perché era sold out online. Sono entrata da Bershka, l'ho trovato fortunatamente appena entrata, era appeso lì, costava 40 euro, poi l'hanno messo a 29,99 e poi l'hanno ribassato ancora con i secondi ribassi a 19,99 e l'ho preso. È un varsity jacket, cioè un giubbottino di ispirazione college con questa scritta Groovy Baby, è praticamente una sorta di maxi felpona con ok, non metteva più a fuoco, è una sorta di maxi felpona di questi colori qua con questa scritta, mi piace tantissimo, appunto cercavo la XS e l'ho trovato. Poi cercavo un paio di parachute pants, sapete che vanno tipo quei pantaloni stile paracadutista, vita bassa ragazze, vita bassa. Li volevo verde militare o comunque magari neri, non so così, però mi sono resa conto che io ho tipo 5 paia di pantaloni verde militare, quindi basta. Quando li ho visti così in negozio, jeans, ho detto sono loro e li ho assolutamente presi. XS li ho pagati 19,99, costavano 35,99, quindi costavano 36, li ho pagati 20 euro. Hanno praticamente la vita così, è una vita medio-bassa, non bassissima, con questo elastico appunto, con questo metodo per stringerli, che è classico appunto dei pantaloni stile paracadutista. Hanno queste pieghe, vedete qua, centrali, il pantalone quindi è molto largo, molto morbido e alla fine sono sempre fatti così con l'elastico. Nel caso vi metto anche ovviamente le figure dei pantaloni indossati se dovessi reperirle sul sito, perché magari sono sold out e quindi non c'è più neanche la foto. Nel caso ve li farò vedere indossati nelle storie, perché spesso poi quando indosso diciamo qualcosa che vi ho fatto vedere nei video, faccio delle foto, me le metto appunto su Instagram, quindi vedete pantalone così largo, ok, dovreste aver capito. Poi altra cosa che assolutamente volevo trovare, ma questo già dall'anno scorso, e se vi ricordate le avevo ordinate l'anno scorso da Bershka queste scarpe, ma erano arrivate, erano troppo grosse, troppo strane, troppo particolari, le avevo rese. Quindi quest'anno le hanno fatte molto più morigerate, pur essendo degli anfibi, non erano così grosse come quelle dell'anno scorso, che veramente mi facevano un piedone spropositato. Le ho viste e le ho prese al volo. C'erano simili sia da Stradivarius che da Bershka, ma quelle di Bershka mi piacevano di più, costavano un filino di più. Quelle di Stradivarius mi pare costassero 19 e queste 25. E invece addirittura 15 da Pull & Bear, ma non c'era il numero, avrei preso forse quelle di Pull & Bear che erano quelle che mi piacevano di più. Ve le faccio vedere, sono questi anfibi appunto di questo color sabbia, adoro gli anfibi, lo sapete, li ho così con le borchie, neri, stringati così neri e li avevo presi da Pull & Bear, con la zip qua davanti, sempre da Pull & Bear, li ho usati da impazzire, li volevo appunto così color sabbia, sono molto comodi, la suola è molto alta e quindi tengono sufficientemente caldo al piede, perché praticamente sono
alti e quindi isolano bene dal terreno. Mi piacciono tantissimo, li ho pagati, come vi ho detto, 25,99 e costavano 36 euro, ma penso fosse già... No, era il prezzo originale, originario, scusate, quindi 36 e li ho pagati 25,99, quindi 10 euro in meno del loro prezzo originale. Sono molto carini, si aprono lateralmente così. Ho preso il numero, se li volete prendere, e sappiate che io ho preso il mio solito numero, 36 è il numero che uso di solito e 36 è il numero che ho preso. E questo è quanto, non credo che prenderò tante altre cose, l'unica cosa che stavo veramente puntando erano un paio di UGG neri, nuovi, però non ho trovato se non al 20%. Penso che non si possano trovare ad un prezzo più favorevole del 20%, però non so se cederò all'acquisto, perché comunque mi verranno a costare 170 circa, e forse non voglio spendere 170 per degli UGG. Li avevo presi l'anno scorso a... o due anni fa, no, due anni fa li avevo presi da Anna, appunto Anna Leuce, la signora del mercato, li avevo presi, li avevo pagati 70 euro, se non sbaglio, grigi, i mini, ma quest'anno lei non li ha, quindi niente. Mi dimenticavo il cappotto del Foxtown, non lo devo far vedere. Allora, il capo che andavo cercando in realtà lo volevo nero, come vedete l'ho preso color ghiaccio, vabbè, però quando l'ho visto ho capito che mi piaceva tantissimo. L'ho ordinato questo capo su ASOS, ma quando è arrivato era veramente di scarsa qualità, l'ho pagato circa 50 euro, ma valeva anche molto meno, devo dire, era di un tessuto super scadente, il fit era proprio scadente, cioè si vedeva che era un capo scadente, troppo troppo cheap. E quindi l'ho rimandato al mittente. Che cosa è? È un piumino lungo, 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 lungo fino alla caviglia. Se qualcuna di voi alla mia età si ricorderà che quando avevamo circa 30 anni, quindi sto parlando di 20 anni fa, e quindi sto parlando degli anni 2000, fine anni 90, inizio anni 2000, si usava tantissimo il giubbottone lungo appunto fino ai piedi, tutto trapuntato, quindi il piumino tutto trapuntato, lungo lungo fino ai piedi. A Cagliari lo chiamavamo il bruco, perché sembrava appunto un bruco imbozzolata dentro questo cappottone. Io l'ho avuto e poi l'ho dato via, l'ho venduto perché pensavamo non sarebbe mai più tornato di moda, sbagliavo, però insomma sarebbe anche probabilmente fuori moda, diverso da quello che insomma oggi avrei voluto. Mi è ritornata questa cosa di rivolere questo capo, l'avevo preso due anni fa da Bershka, ma mi era arrivato a casa, mi stava gigante anche la taglia piccola e quindi l'avevo reso, magari ve lo ricordate anche. Quest'anno ho iniziato a cercarlo ovunque, come vi ho detto, quello di ASOS l'ho reso, quando sono andata al Foxtown capito da Replay, e questo giubbino costava la bellezza di 311 franchi, che sono circa 311 euro, perché adesso il franco svizzero è è l'euro, sono lo stesso tanto, però pensate che 311 euro era comunque il prezzo outlet, ok? Per cui già scontato dal prezzo retail, che era 479 franchi, quindi questo piumino qua costa 479 euro. Io l'ho pagato al 50% del prezzo outlet, quindi l'ho pagato 155 euro franchi, che è la stessa cosa. È super mega imbottito, e anche se era color ghiaccio, quando l'ho misurato ho subito capito che era lui. Intanto i particolari sono profilati in nero, cosa che mi è piaciuta tantissimo. È super mega gonfio, ha qua, vedete, la scritta Replay, che lo rende veramente figo, ha tutti i dettagli, tipo le tasche qua con dentro un'imbottitura di pile, quindi mettete le mani, è super caldo, e ha praticamente anche qua di lato delle cerniere, non so se riuscite a vederlo, eccolo, vedete che qua ha delle cerniere, adesso ve lo apro, terrore di sporcarlo col rossetto, se succede è un dramma. Vedete che ha praticamente qua laterale in basso le aperture, e dentro è super super imbottito, e sono profilate appunto di nero. Adesso
tolgo dalla cerniera la carta, ecco, vedete, sono tutte profilate di nero, il che lo rende molto particolare. Di lato ha praticamente questa scritta che è Replay 81, eccola qua, 81, mio anno di nascita, non è vero, però va bene. E niente, ed è tutto abbottonato così fino ai piedi, ha il polsino nero, quindi super antifreddo perché ha anche il polsino nero, è senz'altro molto sporchevole, ma lo buttiamo in lavatrice e penso che si possa lavare tranquillamente e serenamente. Lo trovo veramente bellissimo, si chiude così con i bottoni a pressione ed è tutto super trapuntato. Era veramente quello che volevo, da mettere proprio con i jeans e insomma stare super mega calda. Mi piace da impazzire, era il giubbino che volevo e con questo chiudo praticamente i miei acquisti coi saldi. Non so se acquisterò qualcos'altro, potrà essere che farò un salto quando proprio saremo agli sgoccioli per quanto riguarda i terzi ribassi tipo. Oggi sono stata da Zara, non ho visto niente di interessante, hanno tirato fuori anche un sacco di roba estiva ragazze, quindi magari se vi serve l'estivo potreste farci un salto, però d'invernale era già andato quasi tutto quello che di bello c'era. Ho visto un bel maglione rosa tricottato, però costava 20 euro, tipo se lo trovo quando lo metteranno a 5 euro, 10 euro lo prendo, se no veramente ho tanti maglioni. Basta, direi che non mi serve altro. Se avvistate gli UGG super scontati fatemelo sapere e basta, questo video finisce qua, vi mando un bacio. Vi ringrazio per avermi guardata e spero di avervi tenuto compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video, ma se vi fa piacere potete sostenere il canale, quindi attivare la campanella, lasciare un like al video, iscrivervi al canale ovviamente e così insomma aiutate l'angolo di Sedori a crescere. Ve leggiamo verso 35k e quindi vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo domani con un nuovo video e vi mando un bacio. Ciao!